Ha da poco spento la sua prima candelina, ma ha già riscosso grande successo tra gli abruzzesi amanti del Giappone per i suoi corsi di lingua e le sue iniziative a tema. È l'associazione Giappone in Abruzzo, dal Fuji al Gran Sasso. Un centro di riferimento per coloro che cercano nella nostra regione un portale di accesso alla cultura giapponese. L'associazione opera con il sostegno della Fondazione Carichieti ed in collaborazione con il Centro Valignano, che promuove iniziative per la riscoperta e la valorizzazione di Alessandro Valignano, il gesuita chietino che rivoluzionò il metodo missionario nelle Indie orientali e che fece scoprire il Giappone all'Europa e l'Europa al Giappone. Nel 2006, in occasione dei 400 anni dalla morte di Valignano, fu organizzato un convegno internazionale al quale parteciparono studiosi di tutto il mondo e che mise in luce l'importanza per l'Abruzzo di approfondire la conoscenza del Giappone e della sua lingua. Da qui la decisione di istituire il primo corso introduttivo di lingua giapponese. In tutto l'Abruzzo, nelle università abruzzesi, non è possibile studiare questa lingua e quindi l'anno scorso abbiamo fatto un esperimento, organizzato un corso di giapponese introduttivo e ha avuto un successo incredibile. Si è visto che in Abruzzo c'è una grande richiesta di conoscenza del Giappone, di tutto l'Oriente, e c'erano soltanto 25 posti, invece hanno chiesto di poter seguire il corso in più di 250 persone. È stato molto seguito, gli studenti hanno seguito il corso e hanno anche continuato dopo, tanto che si è pensato di strutturare meglio questi corsi di giapponese affidandone un po' la gestione a un gruppo di giovani laureati in giapponese abruzzesi che adesso organizzano il corso in collaborazione col Centro Valignano, e chiamando però anche docenti specializzati che vengono l'anno scorso dall'Università di Roma, quest'anno dall'Università di Venezia, quindi sono corsi di alto livello. L'Associazione Giappone in Abruzzo vanta nel direttivo la presenza di giovani appassionati e di laureati in lingua e cultura giapponese. Noi abbiamo avuto l'onore di sostituirci al Centro Valignano, che ci ha dato quindi l'opportunità l'anno scorso, a febbraio, di poter organizzare un secondo modulo del corso introduttivo. E a settembre sono partite addirittura due classi, una di principianti e l'altra invece di ragazzi che attualmente vogliono terminare il testo, quindi sarebbe una sorta di terzo modulo. Oltre ad ospitare l'associazione, la città di Chieti ha un ruolo molto importante nel rapporto con il Giappone ed in particolare con la città di Minami Shimabara, nella prefettura di Nagasaki, che fu il punto in cui attraccò Valignano al suo primo arrivo in terra nipponica nel 1579. Il sindaco di questa città e tutta l'amministrazione è molto interessata a stabilire un rapporto duraturo con Chieti, una sorta di gemellaggio o di patto di amicizia. È venuta già una delegazione due anni fa con il sindaco, erano in 20. Il sindaco ha accompagnato 8 studenti di tutto il Giappone, avevano fatto un concorso nazionale e questi ragazzi ripercorrevano il viaggio che hanno fatto nel 1580 i primi giapponesi che Valignano ha mandato in Europa. Questo per loro Chieti è la porta all'Europa.